noi speriamo che il commissario finalmente ci dia voce, che ci ascolti, perché dopo tanti anni siamo stanche di combattere, stiamo lavorando da tanti anni con dignità, svolgiamo il nostro servizio sempre in una maniera esemplare, eppure nessuno ci dà mai voce. Continua il dramma delle 70 famiglie foggiane e dei dipendenti della cooperativa Astra, bidelle e autisti degli asili esclusi dal nuovo bando comunale. Dopo 15 anni di servizio e con un'età compresa tra i 40 e i 60 anni, questi lavoratori temono per il proprio futuro, ma soprattutto attendono delle risposte dalla nuova amministrazione. Supportati dal Comitato Cittadino della Società Civile, eccoli in protesta dinanzi a Palazzo di Città. Sì, noi stiamo seguendo questa situazione incresciosa da tantissimo tempo, sia chiaramente la situazione del non essere mai state stabilizzate, aver subito tanti tipi di sfruttamento, mobbing, situazioni incresciose. E poi dopo tanti anni, 16 anni, la beffa finale di un bando firmato ARPAL, richiesto dal Comune di Foggia, che di fatto le esclude, cioè le toglie la possibilità a queste lavoratrici, che avrebbero tutti i diritti e i requisiti di almeno di partecipare e poter competere a questa selezione ex articolo 16, toglie la possibilità almeno quantomeno di iscriversi, perché tra i requisiti ci sono alcuni requisiti sembra fatti apposta per escluderle. Quindi stiamo anche cercando di capire se c'è una intenzionalità in questo bando nel farle fuori. Siamo, diciamo, in tutto siamo 70 famiglie in mezzo a una strada, compresi anche quelli dei pulmini, e quindi diciamo adesso ci troviamo che non possiamo nemmeno partecipare a questo bando, in quanto ci vogliono gli anni di disoccupazione e noi adesso attualmente stiamo lavorando, quindi siamo stanche, vogliamo che ci ascoltino e che ci diano voce e che ci diano delle risposte positive per andare avanti dignitosamente. La nostra problematica dopo tutta questa situazione è quella che fino adesso non abbiamo fatto nessun disservizio e non lo faremo, visto che domani finisce la scuola per noi. Non abbiamo preso lo stipendio, l'ultimo stipendio l'abbiamo preso a dicembre. Da dicembre e i primi di maggio siamo stati senza stipendio e abbiamo lavorato. Comunque lavorato, abbiamo fatto il nostro servizio e adesso purtroppo ci vogliono fare fuori con la pandemia. 2 anni di servizio, mo ci vogliono fare fuori. Io ho 63 anni, dove vado?